Quindi vorrei adesso passare la parola a Luigi Sguera, che vi descriverà la giornata di ieri, che è stata emblematica con l'utilizzo e non dell'analisi della direzionalità, ovvero il filtro della direzionalità che abbiamo messo a punto e che daremo a tutti coloro che sottoscriveranno un abbonamento annuale o Elite. Vai Luigi! Grazie Manuel. Allora, buonasera a tutti. Intanto colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno dato fiducia. Devo dire che insomma abbiamo i risultati hanno ampiamente superato le aspettative, quindi veramente grazie di cuore. Da parte nostra ci sarà il massimo sforzo per darvi il massimo supporto possibile affinché questa macchina, che è veramente potente, esprima appunto tutta la sua potenza. Quindi veramente rinnovo i ringraziamenti, siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto, ma soprattutto diciamo vedere una risposta così, così positiva da parte dei clienti ci rende ulteriormente orgogliosi. Allora, ho preso come esempio la giornata di ieri. In realtà io condivido tutti i giorni 3, 4, 5 video, poi in base agli esiti, quindi gli esempi sono, ormai stiamo toccando le centinaia, comunque sono decine gli esempi che vengono condivisi continuamente ogni settimana. L'esempio più recente è appunto quello della giornata di ieri, e ho voluto parlare di questo argomento perché potrebbe chiarire ulteriormente le idee sul come strutturare una giornata operativa, perché ho visto che alcuni insomma a volte fanno confusione sugli indecisi. Ve la faccio veramente semplice e adesso capirete perché. Allora, condivido lo schermo. Allora, questo è il file esiti di ieri, del 19/7/2021. Allora, nella parte superiore ci sono tutti i segnali che hanno le caratteristiche migliori per entrare al mercato, ok? A partire dal petrolio, per poi scendere fino a sterlina dollaro, chiedo scusa, euro e sterlina. Sono in totale 14 strumenti finanziari rilasciati. Però, allora, faccio una piccola premessa. Se io non avessi avuto il filtro con il filtro dell'analisi direzionale, allora come io da regola sarei partito dallo strumento con l'ROI più alto, quindi in questo caso il petrolio, e avrei inserito gli ordini man mano, in ordine appunto decrescente. Però c'è un però in questo caso, perché per esempio il petrolio sì è stato inserito a mercato, dollaro australiano, dollaro americano non è stata inserita a mercato, dollaro australiano e yen è andata in perdita, stessa cosa per euro CAD, ok? Ora, perché io ho preso i primi quattro? Perché i conti disponibili per ogni utente sono quattro. Però, se avesse, e quindi comunque avrei chiuso, normale che succeda, una giornata in perdita. Nel caso magari avessi messo un solo ordine, nessun problema, il petrolio sarebbe andato bene. Ho due ordini, stessa cosa, perché AUD USD non è proprio entrato a mercato. E invece, se avessi avuto il filtro della direzione, allora qui invece avrei ottenuto praticamente tutt'altro risultato. Adesso vedrete perché nei video. Allora, supponiamo che io non avessi budget, o avessi comunque un budget limitato e avessi inserito solo il primo ordine. Ora, in questo caso non sarebbe successo nulla perché dollaro australiano, yen, non è proprio entrato a mercato. Euro, dollaro neozelandese, invece è entrato a mercato. Abbiamo ottenuto un ROI del 388%. Sterlina, dollaro neozelandese, è entrata al mercato. Ha avuto anche un picco quasi del 300%, però siccome la regola diceva, guardate, di chiudere entro le 19, qui abbiamo voluto essere veramente didattici e l'abbiamo diciamo, lasciato andare l'operazione. Però l'expert che appunto, insomma, chi l'ha comprato in questi giorni, quello proprio specifico per la statistica e che appunto compone il pacchetto ROI Booster, dispone di una funzione che inserisce automaticamente lo stop profit al raggiungimento di determinati ROI.
Ok, quindi supponiamo che io raggiungo, poi magari dopo ve lo faccio vedere, supponiamo che io raggiunga un ROI del 90%, a quel punto lo stop in profit viene messo a break even, ok? Quindi a quel punto io sono a rischio zero. Se l'operazione poi dovesse continuare e io a quel punto raggiungo un ROI del 135%, lo stop profit viene spostato al 90%. Quindi a quel punto il mio rischio è che io praticamente rischio, diciamo, il fatto che io possa guadagnare di meno, perché il 90% di ROI lo porto a casa. Se dovesse proseguire ulteriormente, quindi arrivare al 270% di ROI, lo stop profit passa al 135%. Quindi, ora, sterlina dollaro neozelandese, noi l'abbiamo voluta lasciare andare per un discorso didattico, e questa comunque ha registrato una perdita del 17%, quindi su 100 euro erano 17 euro. Però in realtà questa qui, diciamo, facendo lavorare l'expert e facendo anche inserire tutte quelle integrazioni automatiche, avremmo chiuso al 135%, ok? Invece NZD CAD è andata in trade out e abbiamo registrato una perdita dell'87%, ok? Allora, adesso vediamo i video e dopo facciamo il... Allora, quindi questa è la prima che è entrata. Questi sono i parametri rilasciati dai GS, dal foglio esiti, 100, 159, 219, con relativo prezzo d'ingresso e target. Ora, questa operazione è andata praticamente dritta come un missile. Non ci sono stati swing significativi, è andata abbastanza facilmente a target. Un po' di pazienza. Ovviamente il video è stato accelerato per motivi di tempo, eh? Questa cosa la diciamo sempre. Come potete notare, su questa operazione sono stati rischiati 100 euro 100 e sono euro. Stati complessivamente aperti più di 50 ordini. Ovviamente rispettando i margini a cui prima faceva riferimento Luigi, portando a casa un ROI del 388%. Che cosa vuol dire? Aver triplicato e più, e quindi quasi quadruplicato, il capitale messo a rischio. Quindi 100 euro, nel caso specifico, hanno raggiunto un balance di 488,34. Esatto. Gli ordini aperti sono stati 70. 70. Sì. Questo caso. Se fossero state 1000 euro sarebbero stati 4888, esatto. Se fossero state 10.000 sarebbero stati 48.800 euro circa. Ovviamente con molti più ordini. Certo, perché in base ovviamente alla disponibilità economica del conto, l'EA capisce quanti ordini può aprire se viene raggiunto e superato il margine massimo, che in questo caso è del 219%, se non... Esatto, sì, 219%. Allora, poi vediamo il secondo esempio. Il secondo esempio, allora, questo video è un po' più lunghetto, dura 4 minuti, però io penso che sia emblematico per quanto riguarda l'antimartingala dinamica. Ok, vedrete il bello e anche il brutto. Brutto, ovviamente, relativamente. Anche qui 100 euro, i margini sono 100, 151, 202 e questi sono i prezzi, i livelli estremi che rilasciavano e che sono stati rilasciati dal foglio esiti. Ok, l'ordine è entrato al mercato in mattinata, ha cominciato a incrementare. Luigi diceva è brutto perché in questo caso specifico ovviamente Google Sheets rilasciano anche livelli di stop loss in profit ai quali bisogna spostare lo stop loss in profit appunto. Oppure nel caso delle A ognuno può scegliere se proteggere il capitale, il profitto registrato fino a quel punto ad una specifica percentuale di ROI. Nel caso specifico GBP NZD, se non ricordo male, ha raggiunto quasi il 400% di ROI per poi crollare nuovamente e chiudere in perdita al meno 17%. È ovvio che con un 400% di ROI dove vogliamo andare si chiude l'operazione in profitto e si porta il profitto a casa, giusto? Esatto.
Esatto. Ma poi qui in realtà l'expert avrebbe comunque bloccato lo stop profit al 135%, quindi male che andava avremmo portato a casa il 135%. L'abbiamo lasciato andare per un discorso didattico, ok? Tanto alla fine è una perdita assolutamente contenuta. Ecco, in questo caso il mercato sta rimbalzando. E quindi, dato che il livello del margine scende sotto 100, lui comincia a chiudere, ma lo fa da solo, ovviamente. Ok? Infatti è passato da 50 a 21 ordini attualmente. Esatto. 11. Adesso la cosa figa è quando riparte, perché poi riparte. Quindi quello che deve fare l'utente, diciamo, il trader, deve solo pianificare il budget. Il resto viene gestito in questo modo. Ecco, riparte ancora. Poi, volendo, queste freccette qui sul grafico si possono anche togliere. C'è anche quella funzione, se per caso danno fastidio, cioè... Sì, un altro minutino. Ok, qui decrementa nuovamente. Ne è rimasto nuovamente uno in campo di ordine. Esatto. È emozionante vederlo all'opera. Sì, è ancora più bello, insomma, con capitali, no, con capitali più che altro, con profitti molto più sostanziosi. Però sì, in effetti sì. No, ma soprattutto da serenità, cioè è una gestione completamente delegata questa qui, Cioè, voi immaginate di fare questa roba manualmente, cioè, è impensabile. Allora, come dicevo, ora, l'avete visto il capitale, l'equity massima che ha raggiunto, quindi comunque avremmo chiuso con un 135%, ok? E come diceva Chantal la volta scorsa, ora, anche ipotizzando che io chiudo i massimi, ma ripeto, devo essere veramente un fenomeno per chiudere sempre sui massimi, però il 90, il 30, il 135% sono risultati costantemente auspicabili. Questo è con testa alla mano. Quindi comunque questa operazione non l'avremmo chiusa in perdita, anzi l'avremmo chiusa con un 135% di ROI almeno, però ho voluto lasciarla andare appunto per un discorso didattico. Ok, perfetto, questa qui alla fine poi si ferma a 82, e 82 euro è quindi registrando una perdita massima di 17 euro. Però considerati i 388 euro che abbiamo fatto prima, siamo ancora ampiamente in profitto. Adesso facciamo vedere anche la quarta operazione, la terza operazione, però quarta, diciamo, del file dell'analisi direzionale. Questa qui invece è andata proprio male, perché insomma siamo andati normale, ci sta, siamo andati in trade out. Allora, questa quando è partita è già andata male, anche se statisticamente ci indicava uno short, però così non è stato. Vabbè, lui decrementa. Ora, per il fatto che lui decrementa, non andiamo totalmente in trade out in questo caso. Vedete, rimaniamo ancora a galla, seppur con pochissimi euro. Ora, in questo caso, è tornato sopra il margine massimo di 326, ha ripreso a incrementare, quindi anche il recupero potrebbe essere più veloce in caso. Ha aperto un terzo ordine. Sì.
Ovviamente qui gli ordini sono pochissimi, ormai il capitale è risicato e pazienza. L'importante è che l'abbia messo a budget. Ok, finisce qua. Ora, il capitale residuo è 12,47 euro, però al netto di tutto, perché così bisogna ragionare, ok? Io ho dedicato 100 euro operazione, ok? Me ne ha prese 3 di operazioni, perché io avevo il budget per 4 operazioni, quindi 100 euro operazione era un totale di 400 euro, però quelle effettivamente inserite a mercato sono state 3, budget di 300 euro, quindi 100 euro operazione, totale del budget 300 euro, il profitto netto però è stato 283 euro. Il ROI assoluto il 94%. Questo però perché? Perché nel video precedente, quello di GBP e ZD, io ho voluto lasciarla correre, perché altrimenti avrei realizzato un ROI net, un ROI assoluto del 145%. Però, voglio dire, va bene uguale. L'importante comunque è parcellizzare, fare il budget, parcellizzare, se possibile diversificare fra gli stessi strumenti poi rilasciati in giornata, e quindi insomma poi quindi lavorare in accordo con la statistica e lasciare che poi il booster faccia il resto, l'expert, quindi tutto lì. Voglio dire, anche se apparentemente sembra poco e non lo è, però insomma è un profitto di 283 euro in una sola giornata di trading.